Neanche il più spinto sceneggiatore avrebbe potuto pensare ad un finale così incredibile. Sì, perché nel campionato italiano rally quest'anno è capitato di tutto, basti pensare all'ultimo appuntamento dell'Adriatico. Così il 36esimo rally Due Valli rappresentava la tappa finale della stagione, ma soprattutto una sorta di finalissima senza appello per i pretendenti al trono. Il veronese Umberto Scandola, balzato in testa al campionato, ma per solo mezzo punto nei confronti di Paolo Andreucci, mentre terzo si ritrovava Simone Campedelli ad appena 5,5 dalla vetta. E tutto sommato la matematica non escludeva neanche Andrea Crugnola, quarto a 45 punti, considerando che nel rally Scaligero il coefficiente era maggiorato a 1,5. Roba da far tremare i polsi al più navigato dei piloti. Allora, la bellissima gara veronese si rivestiva di una tensione difficile da contenere. In tutti c'era almeno una valida ragione per cercare fortemente di centrare il grosso obiettivo. A disposizione per farlo 11 prove speciali per complessivi 158 km cronometrati all'interno di un percorso generale di 500 km. Tutto molto compatto, dunque rispettive tifoserie pronte a dare il massimo appoggio, così come tutti gli addetti ai lavori che nulla potevano lasciare al caso. Lo sapevano bene in casa Skoda e Ford, visto che nel tricolore costruttori si registrava una differenza di un solo punto e mezzo. Della partita anche Luca Rossetti, che lo scorso anno mise tutti d'accordo grazie ad una perentoria vittoria con la Skoda Fabia R5 della PA Racing, quest'anno in gara con la Hyundai i20 R5 della Friul Motor. Interesse puntato anche sulle Cira, il tricolore asfalto, dove lo stesso Andrea Crugnola doveva guardarsi dal veloce Giacomo Scattolon, non certo lontano, a 7 punti. Rally che entrava subito nel vivo, considerato che, effettuata la partenza, gli equipaggi ammessi al via si dovevano concentrare sulla prova più lunga della gara, per giunta da ripetersi una volta. Gli oltre 22 km di erbezzo, prova che certamente poteva e doveva dare le prime concrete indicazioni sull'andamento del rally. Così a spingere erano in tanti, ma più di tutti lo faceva Luca Rossetti, alle note Eleonora Mori, che utilizzava al meglio la Hyundai i20 R5 della filiale slovena. Prova molto lunga, ma differenze molto minime, visto che il secondo, Paolo Andreucci, sempre alla sua destra Anna Andreussi, con la Peugeot 208 T16 R5 di Peugeot Italia, accusava un ritardo di appena 1,4. Trend identico per altri, con Andrea Crugnola alla sua destra Danilo Fappani al volante della Ford Fiesta R5 del HK Racing, targata Gas Racing e Team Ford Racing Italia, che conteneva ritardo in 3,4. Terzo tempo per il pilota di casa Umberto Scandola, a navigare Guido D'Amore, in gara con la Skoda Fabia R5 di Skoda Italia Motorsport, gommata D-Mac, a 4,1. Mentre Rudy Michelini, alle note Perna, con la Skoda Fabia R5 targata PA Racing, stampava il quinto tempo a 14,6. Sesta posizione per Giacomo Scattolon, alla destra Nobili, sempre con la Skoda Fabia R5 della PA Racing. Dunque prova che già iniziava a dare alcune indicazioni, ma soprattutto riservava due primi colpi di scena. Simone Campedelli, in coppia con Tania Canton, al volante della Ford Fiesta R5 dell'Orange One Racing, gestita da VF Corse, in lotta per il titolo e pronto a dare battaglia, doveva ammainare bandiera a causa di una rottura meccanica di poco conto ma altamente penalizzante, visto che tutto sfumava in pochi chilometri di prova. Ritiro inevitabile. Chi invece incappava in un brutto incidente era il palermitano Marco Pollara, alla destra Princiotto, alla guida della seconda Peugeot 208 T16 R5 ufficiale, che non riusciva a bloccare le ruote in una frenata evidentemente troppo lunga. Risultato? Uscita di strada rovinosa con piccoli danni fisici, ma auto irrecuperabile. Riordino di erbezzo e di nuovo allineati gli equipaggi in gara, pronti a riaffrontare la prova più lunga della gara. Circa 23 km divorati dai primi, con questa volta la vittoria che andava ad un ottimo Andrea Crugnola, davvero determinato a giocarsi le residue speranze di successo. Soli 6 decimi, un niente, il distacco dal secondo Luca Rossetti, che manteneva la testa della classifica. Buon terzo Umberto Scandola, che dava il massimo e conteneva lo svantaggio in 5-9, stesso distacco di Paolo Andreucci. Battaglia apertissima.
Degli altri si confermavano nei piani alti della classifica Scatolon e Michelini, mentre vi si affacciavano Elvis Chantre in coppia con Elena Giovenale in gara con una Skoda Fabia R5, Andrea Dalmazzini alle note Ciucci alla guida della Ford Fiesta R5 GB Motors X-Race Sport, Luca Elbling navigato da Grassi con la sua Skoda Fabia R5 e Antonio Rusce alla sua destra Farnocchia con la Skoda Fabia R5 della HK Racing targata X-Race Sport. Il reggiano chiudeva la top 10 della prova. Terminato il doppio lungo impegno di Erbezzo, la carovana del CIR si dirigeva verso la prova spettacolo speciale di chiusura della giornata. Clima giusto, tanto pubblico e nuova vittoria di Luca Rossetti che imponeva il suo ritmo con sempre però Andrea Crugnola nello scarico. 9 decimi la differenza, appena 3 decimi più veloce del bravissimo Elvis Chantre. Scandola, quarto a 1,9. Finita la prova, tutti a riposare con la consapevolezza di una durissima seconda giornata. Degli altri, bravo Damiano De Tommaso, primo tra gli R2 alle note Ferrara con la Peugeot 208 R2 di Peugeot Italia, che si godeva il titolo tricolore junior appena conquistato. Ma anche Ivan Ferrarotti alla sua destra Bizzocchi con la Renault Clio R3T del team Gima Motorsport davanti nell'R3. Bella la lotta tra Andrea Mazzocchi a navigare Silvia Gallotti al volante della Peugeot 208 R2 VF Corse e Tommaso Ciuffi alle note Gonella in gara con la Peugeot 208 R2 gommata Pirelli e curata dal team Munaretto a giocarsi l'importante premio nelle Peugeot Competition Top 208. Buona anche la gara di Alberto Paris, alla destra Sonia Benellini con la Renault Twingo R1 del team La Superba, ma nel R1 comandava Simone Goldoni in coppia con Garella in gara con una Suzuki. A proposito di Suzuki, nel trofeo giapponese si metteva in evidenza Stefano Martinelli, alle note Sara Baldacci, che utilizzava la Suzuki Swift 1000 Turbo R1 curata dalla Gliese Engineering. Nottata di pensieri per molti, e del resto, la partenza di primissima mattina prevedeva subito la prova speciale di Ronca 1, dove si imponeva Luca Rossetti, ma con un ancora più determinato Andreucci, che infatti finiva a 3,9 dalla vetta, davanti a Crugnola, 9 secondi, Chantre, 11 secondi, poi il bravo Dalmazzini, che precedeva di soli 3 decimi Umberto Scandola, che incappava in una foratura, con conseguente ulteriore allontanamento dal suo diretto avversario in chiave campionato, ovvero Paolo Andreucci. Nella stessa prova pativa una foratura anche Rudy Michelini. Peggiore sorte capitava a Ivan Ferrarotti, che infatti al volante della Renault Clio della Gima Motorsport era costretto al ritiro, conseguenza di un'uscita in prova decisamente pesante. Così Ronca 1 passava la mano alla classica e lunghissima Ca del Diavolo 1. Oltre 21 chilometri che confermavano la determinazione di Rossetti a voler bissare la vittoria dello scorso anno. Era però importante registrare il secondo tempo di Andreucci, che chiudeva con un solo decimo di ritardo. Altro brutto segnale per il veronese Scandola, che finiva alle spalle di Chantre, a 8,3 da Rossetti. Prova che faceva registrare un altro ritiro per uscita di strada, quello di Stefano Strabello, in coppia con Bianchi, al volante della sua Peugeot 208 R2. Trasferimento dalla PS5 alla 6 che risultava fatale anche a Giacomo Scatolone, visto che sulla sua Skoda Fabia R5 si palesavano problemi elettrici tali da costringerlo al ritiro. Arrivava così il momento di affrontare Santissima Trinità 1 e a seguire Tregnago 1. Due prove tecniche che però poco cambiavano, con anzi Paolo Andreucci che vinceva la prova 7, anche se a pari merito con il solito Rossetti. Settima prova che invece allungava l'elenco dei ritiri, in particolare per i fuoristrada, con questa volta lo stop per il terraiolo, ma ormai anche asfaltista, Andrea Dalmazzini. Ormai il parco assistenza era quantomeno opportuno e dunque, come di consueto, partiva la prova speciale di tecnici e meccanici per rimettere in perfetta forma le auto rimaste in gara. Solito preziosissimo lavoro, e la carovana del rally si ripresentava allo start della Ronca 2 e poi della successiva Ca del Diavolo 2, dove nulla cambiava, anzi in casa Skoda arrivava un'altra tegola, visto che sulla Fabia di Scandola si manifestavano problemi al differenziale e semiasse. Altro ritardo accumulato,
Il rush finale confermava i valori in campo con la vittoria della gara per l'ottimo Luca Rossetti in coppia con Eleonora Mori. Mentre sul secondo gradino del podio saliva il bravissimo Andrea Crugnola dopo una gara molto veloce e priva di errori. Il varesino contribuiva così a portare i punti necessari per sciogliere la riserva sul tricolore costruttori. Infatti l'importante titolo ritorna in casa Ford, un bel traguardo e non solo, visto che il CIRA, ovvero il campionato italiano rally asfalto, obiettivo di stagione, veniva centrato dal portacolori Ford, così da incorniciare una più che positiva stagione. Podio che si completava con Paolo Andreucci e Anna Andreussi, ovvero con i riconfermati campioni italiani, considerato che l'assalto alla corona sembrava compromesso dopo l'incidente dell'Adriatico, ma il leone di casa Peugeot sfoderava una prestazione delle sue e con grande carattere e ovviamente classe cancellava le speranze di chi realmente era ad un passo dal poter ottenere un risultato fantastico. Titolo piloti e costruttori. Il riferimento è naturalmente ad Umberto Scandola, che soffriva un po' con le gomme a causa dell'alta temperatura, ma che, pur dando tutto, non riusciva nell'impresa. Chiudeva quinto, alle spalle dell'ottimo ed esperto Elvis Chantre. Comunque una stagione positiva, quella del veronese, con la medaglia d'argento conquistata e la voglia di togliersi di dosso l'etichetta di pluri vice campione italiano che ormai gli va decisamente stretta. Sono contentissimo soprattutto di quello che abbiamo fatto ieri venerdì, perché siamo stati subito veloci con una macchina che portavo in gara sull'asciutto per la prima volta nel campionato italiano con Matto Pirelli. Come al solito direi che il pacchetto è stato perfetto. Insomma, c'è stato a metà anno questo incidente che purtroppo ci ha scombussolato un po', e questo insomma ci ha fatto i risultati ne hanno risentito in ogni caso. Poi insomma, ristabilite le cose, rimesso un po' tutto a posto, sapevamo che andavamo bene prima, abbiamo fatto bene gli 10 anni prima e anche all'inizio dell'anno, per cui insomma sapevamo del potenziale che avevamo. Quindi sono estremamente contento di questa annata. Bisogna ringraziare tutti, a partire da HK Racing, da Danilo, che è stato sempre all'altezza della situazione, mi ha sopportato e supportato, e le Pirelli sono comportate benissimo, gli sponsor, un po' tutte le persone che mi hanno sostenuto, anche Ford Racing. L'interesse della gara veronese era incentrato sul confronto al vertice anche perché gli altri titoli erano già stati conquistati. Dunque il Rally Due Valli diventava una piacevole passerella per Damiano De Tommaso, neocampione italiano junior, comunque primo nelle due ruote motrici, e per Giorgio Cogni, anche lui ancora affamato di vittorie, che centrava l'ennesimo successo nel tricolore R1 e Suzuki Rally Trophy. Bottino pieno per il piacentino. Infine conferma di Corinne Federighi, che piegava la resistenza di Rachele Somaschini e si portava via un altro titolo tricolore femminile. La festa e la bellissima cornice di Piazza Bra a Verona rappresentavano così la degna conclusione di un'altra stagione tricolore davvero intensa ed appassionante. Ottimo finale per pensare già ad un grande 2019. Il campionato italiano Rally Auto Storiche 2018 trova la sua conclusione al Rally Due Valli Historic. La gara, organizzata da Automobile Club Verona, è studiata all'insegna dello spettacolo, ma anche in un programma che si articola in 2 tappe e 8 prove speciali lunghe e impegnative. È il tratto cronometrato di Erbezzo a caratterizzare la prima giornata di gara. I 22 chilometri della frazione sono ripetuti 2 volte dai concorrenti, poco più di 44 chilometri asfaltati che regalano emozioni e adrenalina, esaltando le doti di pilotaggio del neocampione italiano Luchi e di Mimmo Guagliardo. Il vicentino della Rally Club Team, come sempre affiancato da Fabrizia Pons, a scandire ritmo e note nell'abitacolo della Lancia Delta integrale, firma lo scratch nel primo passaggio, mentre è secondo nella ripetizione dello stesso tratto cronometrato alle spalle del siciliano della Highland Motorsport, che si aggiudica il miglior tempo.
uno pari, si direbbe, dalle parti del Bentegodi, ma al traguardo della prima giornata di gara la somma dei tempi mette Luchi al vertice della classifica generale provvisoria con 8 e 8 su Guagliardo, secondo pagando un inizio non sfolgorante per la non perfetta frenata della sua Porsche e qualche chilo di ruggine da scrollarsi di dosso. Terzo in classifica di fine prima giornata è il giovane rampollo del Casato Battistolli. Alberto è infatti alle spalle delle due di testa guidando al meglio la Fiat 131 Abarth Gruppo 4 che divide con Gigi Cazzaro alle note. Il ventenne vicentino conduce il terzo raggruppamento con un decimo di secondo sul grintoso trentino Tiziano Nerobutto che con la Opel Ascona 400 Team Bassano ed assieme a Luca Zambiasi è quarto assoluto e pronto ad attaccare ulteriormente. Al controllo stop della prima prova speciale non transita il siciliano Natale Mannino, costretto ad abbandonare la gara subito dopo la partenza della prima prova per un guasto all'acceleratore della sua 911 SC. Quinto assoluto, primo dei piloti veronesi, è Guido Sterza con alle note Gianca nell'abitacolo della Renault 5 Turbo Gruppo B. Al primo posto del secondo raggruppamento sono i biellesi Anzilero e Berra su Ford Escort MK2 BMT, precedendo di misura Mauro Paiusco e Simone Belloni su Ford Escort 1.6, davanti a Bonini e Seminara su Porsche 911. Bene, le due prove erano due prove, anche se tecnicamente molto valide, diciamo relativamente facile, perché l'inferno ci aspetterà domani dove ci sono delle prove ancora più difficili. Erano prove impegnative, molto lunghe, e abbiamo fatto bene, insomma, con molta attenzione di non sbagliare, perché partire per primi la mattina con il viscido che nel sottobosco c'era, comportava qualche rischio. La seconda tappa del rally regala spettacolo e inattesi colpi di scena. Si corre sulle sei prove speciali in programma prima del traguardo in Piazza Bra al cospetto dell'arena e Luchi parte forte a Roncà, segna il miglior tempo, consolida un primato che però si rivela effimero in quanto nel successivo impegno la sua Lancia Delta integrale perde la ruota anteriore sinistra causandone il ritiro. L'inatteso ritiro del vicentino consente a Guagliardo di passare al comando. Il portacolori della Highland Motorsport, navigato da Granata, conduce con buon margine di vantaggio sul secondo, Tiziano Nerobutto. Il trentino del team Bassano galvanizzato dal buon risultato che si prefigura. Il driver della Opel Ascona 400, assecondato da Lucia Zambiasi alle note, spinge forte e s'aggiudica PS5 e 6 nel tentativo di aumentare il divario che lo separa da Battistolli Junior. Sono 30 i secondi che dividono il ventenne Alberto, navigato da Cazzaro, sulla Fiat 131 Abarth da Nerobutto, nella classifica assoluta dove è terzo e nel terzo raggruppamento dove è ora secondo, mentre esce di scena Gianmarco Marconi per rottura della frizione della Porsche 911 SC Pro Racing. Alle loro spalle sta rinvenendo il veronese Sterza, navigato da Gianca sulla Renault 5 Turbo Gruppo B, con la quale è quarto assoluto dopo aver superato Nicola Patuzzo, con Alberto Martini alle note sulla Ford Sierra Cosworth Gruppo A. Sterza è secondo del quarto raggruppamento e Patuzzo terzo. Il finale dell'ottava gara dell'anno offre il sesto differente vincitore. Infatti Domenico Guagliardo e Francesco Granata si impongono in un rally diventato una passeggiata trionfale a bordo della Porsche 911 Gruppo B, chiusa infatti con la vittoria al traguardo di Verona, precedendo al secondo posto Tiziano Nerobutto. In coppia con Lucia Zambiasi, il trentino del team Bassano sulla Opel Ascona 400 Gruppo 4 è vincente in alcune prove e secondo assoluto nel finale, dove firma anche l'affermazione nel terzo raggruppamento. Un terzo raggruppamento che ha confermato la crescita del ventenne Alberto Battistolli, che in coppia con Luigi Cazzaro è terzo assoluto e secondo di categoria con la Fiat 131 Abarth Gruppo 4.
Nonostante il ritiro accusato nelle prime battute di gara per la rottura dell'acceleratore della Porsche 911 SC, Natale Mannino e Giacomo Giannone sono i nuovi campioni italiani del terzo raggruppamento. La gara è andata molto bene, la macchina ha marciato veramente alla grande, non ha avuto neanche un minimo problema. Ovviamente siamo stati un po' anche favoriti dal ritiro di Luchi, però le gare sono fatte così, io ci ho messo tutta sin dall'inizio, ci credevo, sapevo di avere un mezzo veramente all'altezza della situazione. Ottime le gare dei piloti locali con Nicola Patuzzo, quarto assoluto su Ford Sierra Cosworth gruppo A, e di Guido Sterza, quinto con la Renault 5 Turbo gruppo A. I biellesi Anziliero e Berra, settimi assoluti al traguardo dell'Arena di Verona e primi del secondo raggruppamento con la Ford Escort MK2 Biella Motor Team. Il tricolore della montagna ha calato il sipario 2018 tra i monti a ridosso di Cosenza, ospitata nel caratteristico ed appassionato centro di Luzzi, paese calabro di cui è facile innamorarsi vedendolo arrampicato alla montagna, ma anche per l'ospitalità e la cordialità dei suoi abitanti che con entusiasmo per 3 giorni trasformano il centro urbano in paddock, vivendo tra team, piloti ed un pubblico numeroso ed appassionato che quando si accendono i motori si riversa sui 6,150 km della Luzzi Sambucina. La 23esima edizione della gara, organizzata dalla Cosenza Corse, ha completato il campionato italiano Velocità Montagna 2018 ed ha emesso gli ultimi decisivi verdetti tricolori ed ha segnato importanti punti del trofeo italiano Velocità Montagna Sud. Christian Merli su Osella FA30 Zytec ufficiale con pneumatici Avon ha vinto la gara ed è il campione italiano velocità montagna 2018 assoluto. Il trentino di V Motorsport sulla biposto di gruppo E2SS ufficiale ha firmato il nuovo record in gara 1 e poi completato con il bis in gara 2 con uno straordinario 3 minuti 6 secondi 15 centesimi. Sul podio della competizione cosentina è salito anche il sempre tenace catanese Domenico Cubeda su Osella FA30 Zytec, con cui è neocampione di gruppo E2SS ed è stato grande protagonista del tricolore. Terzo il giovane umbro della Speed Motor Michele Fattorini, che ancora una volta si è ben messo in vista con l'Osella FA30 Zytec, che anche in Calabria ha fatto qualche capriccio di troppo. Sì, sicuramente, come ti ho sempre detto, innanzitutto Osella devo ringraziare, poi Avon che mi ha seguito negli ultimi anni anche più di quello che pensavo, le sospensioni Oram e Mauro Bianchi che hanno sempre contribuito e da quest'anno anche i fratelli Petriglieri con l'LRM e poi tanti altri fornitori che si susseguono e tante altre amici, persone che lavorano per me, famiglia, Cinzia, tanti. È stato, riusciremo insomma a godercela, spero, a farci una festicciola per ringraziare tutti. Sono contento dei progressi che abbiamo fatto con la macchina dall'anno scorso a quest'anno, anche riferimento a questa gara. Rispetto all'anno scorso ho abbassato di credo 4 secondi. Il Masci 1 era 1,8 secondi da Christian, anche se adesso ha abbassato ulteriormente. Comunque sono sempre soddisfatto che con la mia squadra lavoriamo fino in fondo e ci crediamo. Vabbè, diciamo oggi è stato un po' anche un po' per la fortuna, perché diciamo che non eravamo a posto purtroppo già da ieri, i soliti problemi erano di nuovo. Ormai sono, oggi non era nemmeno da partire, però ormai ero qua e in vista di Gubbio volevo provare delle cose, ma ecco, c'è ancora da lavorare. Sì, sicuramente più che altro è un regalo alla squadra, che veniamo da un mese che lavoriamo giorno e notte a mio padre, però ecco, c'è ancora da lavorare perché così sì, rimane l'amaro in bocca. Solo quarto in gara 1 il campione di gruppo E2SC Omar Magliona su Norma M20FC Zytec. Il sardo con grande spirito sportivo ha onorato fino in fondo il campionato, non lasciando mai nulla di intentato anche dopo la toccata in prova.
Io sono venuto su adesso in gara 1 per onorare il lavoro fatto da Sergio Ruggero, perché si è adoperato anima e corpo per farmi venire su, però non ero il solito Omar, quello con i denti fuori, pronto a lottare. Già dalla prima curva ho avuto difficoltà e ho cercato solo di portare la macchina al traguardo senza un graffio, anche se i graffi ce li aveva già. Luzzi ha incoronato anche Rosario Iaquinta, campione di gruppo CN sulla Osella PA21 Evo Honda, curata dal team Catapano, con cui il sempre ottimista calabrese di Castrovillari ha conquistato il suo terzo scudetto. Al portacolori della scuderia Vesuvio è bastata la vittoria in gara 1 per afferrare il titolo. Iaquinta ha preceduto di mezzo secondo Cosimo Rea su Ligier JS51, il giovane salernitano diretto rivale che ha pagato la mancanza di prove complete al sabato, ma a cui è andata la vittoria di gruppo in gara con il settimo posto assoluto, mentre Iaquinta non ha preso il via. CN, categoria CN, come nessuno, classe 1961, Rosario Iaquinta, terzo titolo nazionale, campione d'Italia anche oggi qui a Luzzi, nella mia terra, non c'è la cosa più bella. Gruppo CN, come nessuno. Lucio Peruggini su Ferrari 458 GT3 ha vinto ed è campione di gruppo GT. Il foggiano della AB Motorsport ha centrato due decisive vittorie sulla Ferrari 458, curata dalla AF Corse. Marco Iacoangeli, secondo su BMW Z4, non ha trovato mai un setup ideale della sua supercar per il tracciato calabrese. Il duello della stagione è stato appassionante fino all'ultimo, con Iacoangeli che si è portato fino a 61 centesimi in gara 2 dal rivale, vincitore di entrambe le gare. Tra i due, 6 vittorie a testa durante la stagione ed una doppietta che alla fine ha fatto la differenza. Massima chiarezza è arrivata anche dalle verifiche post-gara, seguite ad un reclamo di Iacoangeli su alcuni particolari tecnici della Ferrari, ma entrambi i concorrenti sono stati trovati regolari. Beh, devo dire un grande sviluppo con AF Corse, con Avon che mi ha seguito tutta la stagione, abbiamo portato qui l'ultima evoluzione di gomme che ci ha dato ragione, abbiamo vinto pesantemente, punto. Anche tra le bicilindriche il titolo è rimasto in Calabria, a Villa San Giovanni, dove lo ha portato Domenico Morabito su Fiat 500 che cura personalmente con l'aiuto del papà. Alla fine di una stagione particolarmente impegnativa, vinta a Luzzi con l'1-1 in gara contro il Catanzarese, diretto rivale e campione 2017 Angelo Mercuri, anche lui su Fiat 500. Sì, molto difficile, molto combattuta, grazie ai miei colleghi che sono veramente agguerriti. Niente, è andato tutto bene, tutta la stagione, insomma, ci siamo veramente divertiti. Sotto al podio della gara luzzese, prestazione maiuscola per Achille Lombardi sulla Osella PA21 JRB BMW del team Puglia, con cui il vincitore della Coppa di classe E2SC1000 ha ottenuto grandi soddisfazioni con la scattante biposto a motore motociclistico. Quinto è lo scatenato Danny Molinaro, il P-Stard che nella gara di casa ha ulteriormente testato l'Osella PA21 JRB in versione 1.6 con motore Suzuki. Con la sesta piazza assoluta, il catanzarese Francesco Ferragina si è aggiudicato la classe E2SC1004 sulla Elia Avrio. Ottavo, il siciliano Franco Caruso, che ha ripreso subito ritmo anche sulla Radical SR4. Nono, il pugliese Francesco Leogrande, che su un tracciato a lui congeniale ha voluto provare l'Osella PA21 JRB BMW da 1000cc, ancora un po' da conoscere. Top 10 completata da un altro portacolori Cosenza Corse, Antonio Fuscaldo, su Osella PA21 Evo, salito sul podio DCN. In gruppo E2SH, successo del lucano Carmine Tancredi su BMW Cosworth, dopo qualche problema risolto dopo le prove. Ottima prova con vittoria in gruppo E1 per il pugliese di Greta Racing Vito Tagliente sulla Peugeot 308 Racing Cup, protagonista dell'intero campionato in classe 1600 Turbo. Un bel duello in Racing Start Plus vinto dal giovane pugliese figlio d'arte Giovanni Tagliente su Peugeot 308 1.6 Turbo, respingendo gli attacchi del giovane P-Stard partenopeo ed anche lui figlio d'arte Giovanni Nappi su Mini John Cooper Works.
In Racing Start, Oronzo Montanaro è tornato alla vittoria sulla Mini John Cooper Works, curata dal AC Racing. Secondo tempo di categoria e successo in RS per il salernitano Antonio Vassallo sulla Renault Clio RS, altro ottimo protagonista dell'intera stagione. Il Monza Eni Circuit ha ospitato l'ultimo atto della Seat Leon ST Cup, la serie monomarca targata Seat Motorsport Italia, che ha portato in pista le station wagon più veloci dell'intero panorama motoristico. Dopo 10 gare disputate nei primi 5 appuntamenti, il titolo era rimasto una questione a due tra Sandro Pelatti e Guido Sciaguato, separati da 11 lunghezze. A spuntarla alla fine è stato il driver toscano che, al termine di gara 2, ha potuto esultare per la conquista del titolo 2018. In gara 1 il protagonista assoluto è stato il rientrante Alberto Bassi, giovane pilota milanese che 2 anni fa ha sviluppato la Leon ST portandola alla vittoria nel campionato italiano turismo TCS. 2 splendidi sorpassi, prima su Pelatti, poi su Sciaguato, hanno portato Bassi in testa alla gara e il milanese non si è lasciato sfuggire l'occasione di tornare alla vittoria nella sua pista di casa. Sul podio, assieme a Bassi, sono saliti Sciaguato e Biraghi, con il bergamasco che è riuscito ad accorciare in classifica nei confronti di Pelatti, giunto solamente 5° alle spalle di Raffaele Gurrieri. Pochi i calcoli da fare prima di gara 2 tra Pelatti e Sciaguato. Per vincere il titolo serviva arrivare davanti all'altro. Così non è mancato l'agonismo già allo spegnimento dei semafori di gara 2, con i 2 pretendenti al titolo subito ai ferri corti, ma non soltanto loro. Alberto Bassi è risalito velocemente dalla 6ª posizione in griglia, dalla quale era partito in virtù della vittoria in gara 1. E con decisione, sulla pista di casa, ha dimostrato di aver tolto velocemente la ruggine di oltre una stagione di inattività e si è portato al comando a suon di sorpassi. Ma la gara e l'assegnazione del titolo si sono decisi con la staccata della prima variante a poco più di 5 giri dal termine. Sandro Pelatti ha tentato di riprendersi il comando per prendere le massime distanze da Guido Sciaguato, ma è finito lungo tamponando Bassi e centrando proprio Guido Sciaguato, che provava il sorpasso all'esterno. Con il ritiro del 21enne bergamasco, Sandro Pelatti ha avuto la certezza del titolo. Poco dopo anche Alberto Biraghi, nel tentativo di prendere la testa, ha tamponato Alberto Bassi, che era rimasto al comando e che è stato costretto al ritiro in piena curva parabolica. Biraghi riesce comunque a proseguire e a tagliare il traguardo per primo, ma gli viene inflitta una penalizzazione per il contatto con Bassi, che regala la vittoria ad un incredulo e felice Paolo Palanti, già vittorioso nel penultimo round di Vallelunga. Secondo posto per il combattivo Franco Gnutti, già vincitore della classifica junior, mentre sul terzo gradino del podio è salito il romano Nicola Guida, tornato sul podio dopo un paio di round complicati. Bel weekend anche per il siciliano Raffaele Gurrieri, pilota diversamente abile che guida con il solo ausilio delle mani e che ha messo a segno 2 ottimi quarti posti dopo aver combattuto per il podio in entrambe le gare. Allora, oggi è stata una gara incredibile, abbiamo vinto. Siamo partiti dall'ottava piazza, quindi non davanti, quindi è stata una rimonta incredibile. E piano piano ho superato quelli che erano davanti, con l'asciutto è sicuramente meglio che il bagnato come eravamo ieri. E alla fine ci sono stati 2 o 3 incidenti davanti che hanno ovviamente fatto scalare le posizioni molto velocemente, più la penalizzazione a Biraghi che mi ha fatto vincere questa gara, che comunque ero lì, se non era primo ero secondo, quindi è stata una grande giornata. Qui a casa mia, a Monza, nel circuito di casa mia e a 2 passi proprio dal mio sogno, che è sempre stato quello di vincere una gara a Monza nella mia vita. E ce l'abbiamo fatta. Gustavo Sandrucci e Ugo Federico Bagnasco sono loro i campioni 2018 delle Mini Challenge, sia in classe Pro che in quella Light, titolo assegnato al termine delle qualifiche con i 2 piloti che hanno potuto festeggiare senza la pressione della gara. Anche per questo motivo, nelle ultime 2 manche del monomarca targato Mini, è stato lo spettacolo a vincere, con gare piene di sorpassi al limite, staccate, sportellate e contatti. In gara 1 con Zanin e Rangoni in prima fila e subito bagarre allo spegnimento dei semafori, con la prima variante del Tempio della Velocità che viene superata da tutti i piloti senza particolari problemi.
Lo spunto migliore è quello di Gabriele Torelli, che dalla seconda fila riesce a prendere l'interno e si infila nella prima S monzese, guadagnando la testa della gara. Alle sue spalle però si forma un trenino che non consente al vice campione di allungare nelle prime fasi di gara. Il più agguerrito, nonostante il titolo appena conquistato, è Gustavo Sandrucci, che nel giro di alcune tornate riesce a portarsi al comando della gara, passando sia Zanin che Torelli alla staccata della prima variante, con due manovre da assoluto campione. All'interno, sfiorando l'erba bagnata su Filippo Maria Zanin, e all'esterno, in una battaglia all'ultima staccata, su Gabriele Torelli. Il viterbese sembra lanciato verso la vittoria, ma si ritrova sempre nella prima variante monzese, stretto tra Torelli e Zanin. Il veneto stringe Sandrucci verso Torelli e il contatto è inevitabile con il neocampione out, e Torelli che riesce a mantenere la sua vettura in pista, così come Zanin che taglia il traguardo per primo, ma con una penalizzazione di 5 secondi da scontare. La vittoria va quindi a Luca Rangoni, che precede Torelli, e Alessio Alcidi, sempre tra i piloti di testa. Siamo partiti, alla prima variante siamo arrivati in tre, un po' al limite, logicamente dopo c'è stato un contatto, ho dovuto saltare la variante, sono andato sui dissuasori, purtroppo si è spaccato lo splitter anteriore. E da lì è diventato un po' più tutto difficile, perché c'era un po' di sottosterzo, c'era da gestire la gomma, erano un po' tanto caldi davanti, allora visto le esperienze precedenti mi sono messo lì calmo e anche la fortuna mi ha aiutato, e così abbiamo vinto la gara alla fine. Tanto qui a Monza si vince sempre alla fine. In gara 2 è una prima fila inedita, con Paolo Silvestrini in pole position e di fianco al guest driver di Mini Italia Charlie Cooper, nipote di John Cooper, e subito tra i protagonisti alla sua prima esperienza in Italia dopo aver preso parte alla serie britannica. Il nipote e figlio d'arte dimostra di avere grandi capacità, scattando al meglio e restando per diverse tornate al comando della gara. Ma il britannico deve cedere il passo agli assi della serie tricolore, con Filippo Maria Zanin, che sembra più determinato che mai a chiudere la stagione con una vittoria. Ma Torelli, scattato dalla quinta fila, recupera terreno inanellando una serie infinita di sorpassi e completando l'opera a metà gara, quando si porta al comando per legittimare ancora una volta la sua seconda posizione in classifica generale. Sotto la bandiera scacchi, il driver di Scandiano può esultare per la vittoria, con il suo compagno di squadra Filippo Maria Zanin al suo fianco e Tobia Zarpellon a completare il podio sospeso di Monza. Assente in gara 2, dopo i contatti della prima gara, Gustavo Sandrucci è ai box ad ammirare da fuori i suoi avversari. È stata una gara dura, perché la pista era tanto scivolosa e fare le traiettorie giuste era difficile, anche perché i punti frenati erano veramente tanto scivolosi, però ci voleva una vittoria l'ultima gara sia per me che per il team, e quest'anno è stato un anno un po' travagliato, tribolato tanto, ho fatto tante gare che non ho portato a casa punti e alla fine non ero più lotta per il campionato, quindi mi giocavo solo il secondo posto, controllato, ho visto dove erano i miei diretti avversari, quindi alla fine è andata bene così. E devo ringraziare il team Promoto Sport e Progetto Eventi, mi hanno sempre dato una grandissima mano, tutti gli sponsor, la famiglia, insomma tutti gli amici, gente che mi seguono. È molto bello e bello vincere a Monza. Anche in classe light, l'ultimo round stagionale ha regalato grandi duelli e gare entusiasmanti, con Simone Melatini e Marco Santamaria che si sono spartiti le vittorie monzesi e Ugo Bagnasco sul podio in gara 2, vincitore di classe. Weekend di forti emozioni all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola in occasione del Porsche Festival, che ha ospitato le ultime due gare della Carrera Cup Italia. Tra i vari titoli ancora da assegnare c'era quello assoluto, andato con grande merito a Gianmarco Quaresimi alla sua prima vittoria assoluta nelle monomarca di Porsche Italia. Il 22enne pilota bresciano, portacolori delle Dynamic Motorsport Centro Porsche Brescia, ha conquistato il prestigioso titolo con 10 punti di vantaggio su Alessio Rovera e Diego Bertonelli, grazie al terzo posto ottenuto nella gara domenicale, condotta senza errori e con un occhio alla classifica. Già il sabato il neocampione aveva messo una seria ipoteca sulla vittoria finale, chiudendo gara 1 al terzo posto alle spalle di Diego Bertonelli e Tommaso Mosca. Il successo di Bertonelli è maturato dopo la penalizzazione inflitta nel post-gara ad Alessio Rovera, che dopo aver conquistato la pole position in qualifica aveva concluso al primo posto una corsa caratterizzata dall'abbondante pioggia.
Partita in regime di safety car per le difficili condizioni della pista, la gara è ripresa al quarto giro, ma poco dopo è stata di nuovo neutralizzata da un secondo ingresso della vettura della direzione corsa. Con condizioni proibitive del tracciato, la gara è stata poi interrotta definitivamente al sesto passaggio, ma proprio da una irregolarità di Rovera nelle fasi del restart è scaturita la penalizzazione di 5 secondi che ha privato il campione in carica del meritato successo. La vittoria è andata così a Bertonelli davanti a Mosca e Quaresimi, mentre ai piedi del podio ha concluso Simone Iaquinta davanti a Enrico Fulgenzi e Simone Pellegrinelli. Nella Michelin Cup, riservata ai Gentleman Drivers, il successo è stato conquistato da Luca Pastorelli, che ha preceduto il canadese Bashar Mardini e Alex De Giacomi, mentre nella Silver Cup Walter Palazzo si è imposto su Enzo Bonito e Roberto Bonetti. Anche gara 2, suddivisa in due manche a causa di una interruzione al terzo giro per la spettacolare quanto incruenta uscita di Simone Pellegrinelli, ha vissuto momenti di grande tensione agonistica. Proprio il pilota del Bonaldi Motorsport, centro Porsche Bergamo, non è scattato al meglio dalla pole position e si è visto sfilare dai rivali, tra cui Iaquinta, bravo a portarsi al comando mentre alle sue spalle si è presto accesa la bagarre. Il duello tra Fulgenzi, Mosca, Bertonelli e Rovera ha movimentato buona parte della gara, a lungo neutralizzata dall'ingresso di un paio di safety car, lasciando indisturbato Quaresimi verso il terzo gradino del podio, alle spalle di Iaquinta e Mosca e verso il suo primo titolo assoluto. Nella Michelin Cup si è imposto Bashar Mardini, già vincitore con due gare di anticipo nella speciale classifica riservata ai Gentleman Drivers, davanti a Reggiani e Cassarà, mentre la Silver Cup è andata a Vincenzo Montalbano, che ha festeggiato sul gradino più alto del podio con il compagno di squadra Satta e Roberto Buffa. Il fine settimana del Porsche Festival all'autodromo che sorge sulle rive del Santerno ha incoronato anche il Dynamic Motorsport nella classifica team. Per la squadra emiliana di Giuliano Bottazzi e Maurizio Lusuardi si tratta del secondo titolo nelle monomarca di Porsche Italia dopo quello agguantato nel 2016, stavolta ulteriormente impreziosito dal titolo assoluto conquistato da Quaresimi. Lo stesso neocampione ha infine concluso un weekend trionfale aggiudicandosi la nomination per l'International Shootout, la sfida finale che vedrà contrapposti i piloti provenienti dalle varie Carrera Cup nazionali, con in palio la candidatura a pilota junior ufficiale Porsche. Con il doppio appuntamento imolese si è conclusa la 12ª edizione del monomarca Porsche, una stagione assolutamente positiva che ha visto impegnati in pista quasi 25 vetture ad ogni appuntamento. Tanti giovani piloti insieme si sono messi in evidenza, andando ad integrare il vivaio dello sport automobilistico italiano e che nelle prossime stagioni potranno essere i protagonisti indiscussi dei più prestigiosi campionati internazionali. La campagna cremonese ha fatto da palcoscenico all'ultima prova del campionato italiano regolarità autostoriche. La gara, organizzata come di consueto dalla scuderia 3T, si è sviluppata lungo i 200 km della pianura cremonese, dove sono state distribuite le 101 prove cronometrate. Ben 14 le scuderie presenti, con 100 equipaggi che si sono dati battaglia nelle 6 ore di gara in programma. Luca Patronne, navigato da Massimo Casale, ha portato la sua Renault 5 Alpine della Loro Piana Classic alla vittoria finale, precedendo di soli 23 centesimi Gianmario Fontanella e Alessandro Malta, che a bordo della Lancia Aprilia griffata Classic Team Eberhard hanno anche conquistato la classifica Top Car. Terzo gradino del podio per i compagni di scuderia Armando Fontana e Silvia Grossi su autobianchi A112 Abarth. No, la gara è bella, è sempre il fine stagione, la gara selettiva, dopo ci sono le prove sul ghiaino, le prove sul bagnato, perché ieri aveva piovuto, è stata una bella gara, selettiva, molto selettiva. Dopo la performance è stata in linea, è andata anche benino, devo essere sincero, perché è stato un anno un po' con un po' di problemi, è finita bene.
Nella classifica femminile si confermano le vincitrici della Coppa delle Dame 2018, Federica Bignetti e Luisa Ciatti. Su Alfa Romeo Giulietta Spider Veloce, tra gli under 30, primeggia Luca Cisternino, navigato da Federica Dalè su Lancia Fulvia Coupé Scuderia 3T. Non è più la Caparica Scine di qualche anno fa, forse un po' troppo aiuti sul percorso, però so che ci sono tanti volontari che vogliono partecipare a questa gara, per cui ovviamente l'organizzazione cerca di sfruttarli al meglio. Classic Team Eberhard si aggiudica la classifica dedicata alle scuderie davanti a Brescia Corse e Francia Corta Motori. Il primo raggruppamento ha visto la vittoria di Fontanella, che ha preceduto Turelli Turelli su Fiat 508S Sport, e Osvaldo Peli, navigato da Nicola Donà, su Fiat 508. Raggruppamento 2 dominato da Matteo Belotti su Porsche 356 Pre-A Brescia Corse. Secondo posto per Domenico Gianotti su vettura gemella, mentre al terzo posto si classifica Domenico Battagliola su Austin Healey. Nel terzo raggruppamento, Gatta Maffina non hanno avuto avversari a bordo della loro Porsche 356A Coupé targata Brescia Corse. Dietro all'equipaggio bresciano si piazzano due Alfa Romeo Giulietta Spider Veloce. Ivan Serravalle, Amas e Tazio Nuvolari precede di soli 9 centesimi Federica Bignetti. Guido Barcella, Classic Team Eberhard, sale sul gradino più alto del podio del raggruppamento 4 al volante della Porsche 356. Rapisarda Piga sono secondi a 51 centesimi su Morris Mini Scuderia Nettuno. Precedono i compagni di squadra Buccioni Guerrini in gara con la Ford Anglia. Quinto raggruppamento che vede il ritorno alla vittoria per Umberto Ferrari, navigato per l'occasione da Guido Urbini sulla Fida Lotus Elan Modena Historica. Al secondo posto Pighi Callegari su Morris Mini Cooper S. Terzi chiudono Roversi Bellini su Innocenti Mini Cooper. Nel sesto raggruppamento, dietro ad Armando Fontana, chiudono Gibertini Sighinolfi su Lancia Fulvia Monte Carlo Scuderia Nettuno Bologna. Terzi Tonarelli Borgogno a 5 centesimi su Autobianchi a 112 Scuderia Chinzica. Andrea Giacoppo, team Bassano, porta la sua A112 Abarth sul gradino più alto del podio del raggruppamento 7. Al secondo posto, a soli 6 centesimi, Nobis Caneo su A112 Classic Team. Terzi Cattaneo Cattaneo su vettura gemella. Nell'ottavo raggruppamento, solo la presenza del vincitore Patron ha tolto a Lastri Pantani la consueta vittoria. Dietro all'Alfa Romeo Giulietta Scuderia Chinzica si piazzano Angino Biagi su A112 Classic Team. Andrea Malucelli e Monica Bernuzzi non hanno avuto rivali nel raggruppamento 9, conquistando l'ennesima vittoria stagionale. Beh, devo dire che è stata una gara molto impegnativa, sempre in tensione, mai deconcentrarsi, perché bastava un minimo errore per sbagliare strada e non arrivare più sul persostato. Per cui io e la navigatrice siamo stati molto attenti a non sbagliare.